Ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Nell'apertura parliamo di una problematica che da tempo si trascina a Sadona di Piave. In Consiglio Comunale c'è stato di fatto un duello tra opposizione e maggioranza e la stessa popolazione che ha voluto intervenire sulla isola pedonale. Sentiamo com'è andata nel servizio di apertura del telegiornale. Oltre 200 persone al Consiglio Comunale straordinario chiesto dalla minoranza per discutere della contestata isola pedonale e dei problemi della viabilità del centro. Cittadini che hanno dovuto attendere oltre un'ora e mezza per il vero Consiglio dopo una estenuante discussione per decidere se dare o meno la parola ai presenti. Per concludere che non gliel'avrebbero data. Questo quanto deciso dalla maggioranza. Così la minoranza si è alzata ed ha abbandonato l'aula. E come da previsione, lo scontro era tra il fronte del sì all'isola pedonale che ha consegnato la posizione letta dal Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Rizzante. Occorre andare verso una città in cui l'uomo, non la macchina, torni ad essere protagonista, una città meno inquinata, priva di barriere architettoniche, ricca di verde e di momenti di incontro. All'interno di questa visione di città, prosegue l'intervento, non solo noi siamo favorevoli ad una pedonalizzazione, ma riteniamo che il tratto di strada pedonale individuato e in corso di realizzazione sia solo uno degli step previsti da un progetto di cambiamento di più ampia scala. Per chi è contro a questa isola pedonale è stato consegnato un intervento del delegato comunale dell'ASCOM, Luigi Fontanello. Una posizione dura in cui si condanna il metodo dell'amministrazione comunale, rea a loro dire, di non aver avuto un serio confronto con i cittadini e le categorie produttive, senza considerare gli effetti successivi alla prima sperimentazione. Amministrazione quindi accusata di essersi arroccata su una posizione di principio, sorda ad ogni proposta o idea alternativa, ferma su un progetto sbagliato, già riconosciuto come fallimentare. E mentre i residenti di via Jesolo hanno presentato un esposto all'ARPAV per inquinamento acustico, il sindaco Andrea Cereser ha sottolineato mai negato l'attenzione. L'invito invece che faccio è di guardare al progetto complessivo. E intanto la minoranza, prima di andarsene, ha chiesto una nuova seduta supportata dai dati.